Bentrovati al nostro annuale appuntamento con gli approfondimenti video che rientrano nel progetto Marchi e disegni comunitari, nato dalla collaborazione tra l'EUIPO, Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, e la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento di Nexta. Siamo in compagnia del dottor Piantedosi, con cui parleremo della direttiva europea sui disegni e modelli industriali. Buongiorno. Buongiorno. Qual è l'ambito di tutela della direttiva sul disegno industriale? Quando parliamo di disegni industriali, quindi parliamo di titoli di proprietà industriale. I titoli di proprietà industriale sono marchi, disegni, brevetti, eccetera. Il disegno industriale è quello che garantisce la protezione di un design, quindi quello dell'aspetto esteriore di un prodotto, ed è certamente un elemento, un fattore chiave della competitività di un determinato prodotto, anche perché quindi sappiamo tutti che i vari prodotti caratterizzati da un buon disegno danno a chi li fa un forte vantaggio competitivo. Ecco, diciamo, spiegato diciamo, in breve che cos'è un disegno industriale. Cosa cambierà con la direttiva per il design? Diciamo innanzitutto che stiamo parlando di un procedimento abbastanza lungo che è cominciato quindi lo scorso dicembre. Noi come ufficio italiano siamo stati chiamati a, diciamo, partecipare a questo negoziato presso il Consiglio della UE. Quindi il tutto nasce da una proposta normativa che aspetta alla Commissione europea. La Commissione europea ha praticamente predisposto delle proposte di direttiva e una proposta di regolamento UE sul disegno e modello industriale. Diciamo nel diritto dell'Unione Europea la direttiva è un provvedimento che non è immediatamente esecutivo, ma deve essere praticamente recepito all'interno dei singoli stati membri. È una proposta normativa che tende a creare una sorta di armonizzazione nella disciplina di una determinata materia, quale quello del disegno industriale in questo caso, cerca praticamente di definire dei principi cardine, dei principi comuni a cui devono attenersi i vari stati membri. Quindi, definiti questi principi fondamentali, quindi viene poi molte volte data la possibilità al singolo Stato membro di declinare in maniera più puntuale o meno determinati aspetti normativi. La direttiva non è che nasce a caso, c'è tutto un, diciamo, percorso che è stato seguito dalla Commissione così europea, al fine soprattutto di comprendere quali erano le principali esigenze provenienti dal mondo del disegno industriale, quindi tendente soprattutto a ammodernare le norme esistenti. La direttiva, per diventare operativa, deve essere recepita nell'ordinamento giuridico nazionale. Vale a dire, una volta che sarà approvata definitivamente la direttiva UE, il paese Italia dovrà praticamente predisporre uno strumento normativo, che è normalmente un decreto legislativo, per attuare le disposizioni della direttiva UE. Quindi il percorso va visto in questi termini ed è un percorso quindi abbastanza ampio. Che tempistiche si prevedono per il recepimento della direttiva in Italia? I tempi sono abbastanza lunghi perché c'è questa fase di trilogo che si sta svolgendo presso l'Unione Europea, quindi che attiene quindi al dialogo tra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea. La settimana scorsa siamo stati a Bruxelles per un'ulteriore discussione dove abbiamo avuto modo anche di visionare degli emendamenti alla direttiva e al
regolamento che ha fatto il Parlamento dell'Unione Europea, per cui siamo ancora in questa fase. Una volta conclusa la fase di, diciamo, trilogo e una volta avuto i regolamenti definitivi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, c'è un periodo di 2-3 anni, il tempo per il recepimento della direttiva UE. Quindi questo è il principale elemento di novità che, come ultima situazione di compromesso, dovrebbe essere prevista come facoltà che avrà il paese Italia di attivare questa procedura. Ringraziamo il dottor Piantedosi per averci parlato della direttiva europea sui disegni e modelli industriali. Grazie. Grazie a voi, a presto.